Amici di mariedacaterini.it, siamo in compagnia di Giulia Bevilacqua, protagonista della fiction Amore pensaci tu. Ci puoi parlare del tuo personaggio? Sì, io interpreto Anna, sono la moglie di Marco, siamo una coppia assolutamente equilibrata, che è riuscita a trovare un grande equilibrio all'interno del menage familiare, nel senso che lei è una donna che lavora moltissimo, fa il medico, fa il suo lavoro con grande passione, anche perché è una missione, e ha la fortuna di aver trovato un uomo che capisce che il suo lavoro è forse più importante del proprio, e quindi decide di darle la possibilità di dedicarsi completamente al lavoro e di occuparsi lui della famiglia e dei bambini. Quindi... un cast molto variegato, composto sia da attori, professionisti che da bambini. Com'è stato lavorare con loro? Ma nel mio caso è andata benissimo, perché avevo due figli meravigliosi, bravissimi, Emanuele e Giulietta, e sono stati degli attori professionisti assolutamente, tanto più di noi a volte. C'era Giulietta, la bambina piccola, che ogni tanto mi faceva notare che non avevo messo il cappello raccordato come nella scena prima. Dicevo, ma aspetta, come fai a sapere queste cose? Facciamo un po' da regista, insomma. No, bravissimi, sono già dei grandi professionisti, e quindi è stato un piacere, ci siamo molto divertiti. Qual è il messaggio che vuole lanciare questa fiction, secondo te? Ma in realtà non vuole lanciare messaggi, se non raccontare un po' i tempi che cambiano e l'evoluzione dei tempi, per cui è una fotografia di diverse tipologie di famiglie, dove adesso sempre di più ci sono donne che lavorano e uomini che si prendono di più la responsabilità della crescita dei propri bambini. Il messaggio è semplicemente che dobbiamo cercare di trovare gratifica in quello che facciamo, perché questo ci rende felici, che sia fare la mamma a tempo pieno, il papà a tempo pieno o la donna in carriera, cioè cercare di trovare un equilibrio all'interno delle scelte che si fanno, cercando di delegare ciò che si può delegare, di fare dei sacrifici dove si possono fare dei sacrifici, per diciamo renderci tutti appagati. Cosa c'è nel futuro di Giulia Bevilacqua? Ma adesso sto per finire la tournée teatrale che va in giro da 2 anni di Cristina Comencini, 2 partite, e ora sono a Milano al Manzoni fino a domenica prossima, e poi ho iniziato già a girare la seconda serie di Arrivata alla Felicità, una serie che è andata in onda su Rai 1 l'anno scorso, di cui sono molto affezionata, e poi girerò un film per il cinema a marzo, di cui però non posso parlare, però sono molto contenta perché è un film drammatico, tratto da un libro molto importante, in cui tratto da un personaggio bello, forte.